evento che a noi abitanti dell'Alta Terra non interessa particolarmente, e mi riferisco al plebiscito del 21 ottobre 1860. Sapete cos'è il plebiscito? È quello che dette la legittimazione ai Savoia di subentrare alla legittima dinastia borbonica, ovvero sia ai Borboni. Io voglio leggervi su questo fatto un passo di un libro, di un romanzo che è stato per tanto tempo dimenticato ed è il Gattopardo di Giuseppe Tomasi d'Albertosa. Non so quanti di voi hanno visto quel bel film di Lomino Visconti, ogni tanto ritorna, viene trasmesso, no? Dove c'è Marco da casa che interpreta il frigio Salino con Fabrizio, con un bellissimo salone dove c'è quel ballo. Ecco, stiamo parlando di questi eventi. In questo romanzo si parla di un paese immaginifico della Sicilia che è Donna Fugana, che potrebbe però benissimo essere un paese reale. E anche a Donna Fugana si tiene il 21 ottobre, si tiene il plebiscito. Il plebiscito che si conclude, lo ricordo ancora, 512 votanti, 512 sì, quindi all'adesione al Regno d'Italia, e 0 no, quindi tutti quanti, i 512 aventi diritto di voto affogato, votano per l'adesione al Regno d'Italia. La sera nel palazzo di Don Fabrizio del Principe di Salina si commentano questi risultati e si commenta la nascita di fatto del Regno. Una pagina bellissima anche dal punto di vista proprio letterario che io voglio leggere. E stanno parlando soprattutto Don Fabrizio e Don Ciccio Tubero, che è l'organista della chiesa parrocchiale di Donna Fugana. Il fresco aveva spesso la sonnolenza in Don Ciccio. La massiccia impotenza del principe aveva allontanato i suoi timori. Ora, a galla della sua coscienza, emergeva soltanto il dispetto, inutile certo, ma non ignoto. In piedi parlava in dialetto e gesticolava, pietoso burattino che aveva di timormente ragione. Questo è Don Ciccio Tubero, ragazzi. Io, eccellenza, avevo votato no. No, certe volte no. Ricordavo quello che mi avevate detto, la necessità, l'utilità, l'unità, l'opportunità. Avete ragione voi, ma io di politica non me ne sento. Lascio queste cose agli altri. Ma Ciccio Tubero è un galantuomo, povero e miserabile, coi calzoni scontati, percuoteva sulle sue chiappe che accurati la notte dei pantaloni da calcio. E il beneficio ricevuto non lo aveva dimenticato. E quei porci municipio si inghiottono la mia opinione. La pastica del cuore la cagano mia, trasformata due volte da loro. Io ho detto nero e loro mi fanno dire bianco. Per una volta che potevo dire quello che pensavo, quel succhiasacro di sedati, che è il sindaco, mi annulla, fa come se non fossi mai esistito, come se non fossi niente mischiato con nessuno. Io che sono Francesco Tubero Lavanda, fu Leonardo, organista della madre chiesa di Donna Fugana, padrone suo mille volte, che gli ho anche indicato una mazzurca composta da me quando è data quella, e si morse un dito per fregarsi quella smorfiosa di sua figlia. Cioè, che cosa era successo? Che questo Don Ciccio Tubero aveva votato no al plebiscito, però per un colpo di prestigio praticamente gli avevano fatto votare anche lui sì. Ecco, questo è un po' quello che succede. Apro una piccola parentesi. Avete capito adesso perché il Gattopardo è stato sempre boicottato ed è, a mio avviso, deve essere considerato uno dei capolavori della letteratura italiana del Novecento, eppure ha avuto fortuna, soprattutto a morte nel suo autore. E perché è un romanzo scomodo che racconta delle verità scomode? Quello che successe a Donna Fugana successe un po' in tutti i posti del periodo d'Italia. Guardate, io voglio leggere i dati ufficiali. Parlano di 1.302.324 sì contro 10.328 no, oggi si direbbe una percentuale.
nuovi bunker, quindi sono dei risultati che assolutamente non stanno in piedi, ma sono gli stessi osservatori stranieri, per esempio l'ambasciatore Elliott inglese, che dice è un'operazione poco chiara, hanno votato pochissime persone. Se prendete, se poi considerate che allora già si votava su base censurale e quindi erano pochissime quelle che votavano, c'era un'astensione elevatissima, brogli con corrispondenza con la Nicole fu un grosso lato, brogli, parliamoci chiaramente, alla stessa stregua di quello che fece capito un pezzo con il Cavour, con i Ducati dell'Italia centrale, quando si trattò di mettere insieme, anche di accorpare questi risultati elettorali. Ma nell'altra leva di lavoro è successa una cosa che parecchi dimenticano. Qui non si è votato, quindi ad Atina, a Cassino, allora San Germano, a Sora, ma anche a Capua, della fascia che fa da Capua a Sora, non si è votato il 21 ottobre. Sapete perché? Perché i garibaldini ancora non erano arrivati, perché il fronte era fermo sul Volturno. Capua cade il primo novembre, se non vado errato. Gaeta resiste addirittura fino a febbraio del 1861. Quindi questa fascia di territorio che va dal Volturno, passando da Capua, quindi al Volturno, Capua, San Germano, che anche resta sopra, non si vedono l'operazione elettorale, perché era ancora dalle mani dei legittimi regnanti economici. C'è un professore dell'Università di Salerno, con cui io mi sono confrontato parecchie volte, che è Francesco Barba, persona che sicuramente non è un invasato borbonico, ha fatto una ricerca ed ha addirittura appurato che sui 200, voglio dire, ecco qua, e sui 238 comuni che allora facevano parte della provincia interna di Lavoro, le operazioni di voto quel 21 ottobre si tengono soltanto in 89. E poi io non ho difficoltà ad ammettere che qualora si fosse votato anche nelle parti nostre, e si fosse votato però regolarmente, non con le elezioni di votante, io credo che i nostri rappresentanti, i nostri progenitori avrebbero tranquillamente votato in senso opposto a quello che si è votato magari in altre circostanze, in altri luoghi. D'altro canto, nel nostro territorio, l'altra terra del lavoro, il brigantaggio post-militare è rimasto in piedi per tutta la durata del decennio, quindi fino al 1870, e questa la dimostra lunga su qual era le intenzioni dei nostri progenitori. E poi quando finì il brigantaggio, qualche tempo dopo, qualche anno dopo, inizia immediatamente quell'altro grande piano, quell'altra grande gamba dell'emigrazione, con i contadini, con i nostri progenitori che depositano lo schiocco, prendono la valigia di cartone e vanno via verso terra lontana, quindi con i briganti che si trasformano quasi senza funzione di continuità in emigranti, quindi alla faccia, verrebbe da dire, di quel plebiscito, alla faccia di quel valerente improprio del plebiscito. Concludo con un'osservazione che non troverete nel libro, ottimo libro di Vincenzo Giardone, io mi congratulo con te per averlo, perché hai veramente dato vita ad un valimento prezioso, uno di quelli che quando vuoi trovare notizie per la mia vita, ad un evento, non devi far fatica per trovarlo, perché è fatto talmente bene, con tanta sovrabbondanza di riferimenti, che veramente è un libro che vale la pena di leggere e di tenere nella biblioteca di casa. Però voglio concludere con una osservazione che ripeto, non troverete sul libro del Presidente Giardone. Quando facciamo questi commenti, sono sentito dire di tutto, ci chiamano passatisti, ci chiamano retrogradi, ci chiamano nostalgici. Prima, adesso no. Sì, ma diciamo che ammettiamo pure di essere, però una cosa è certa e va rivendicata ancora. Quel 21 ottobre 1860 i nostri progenitori non votarono per l'unità d'Italia. Questo è certo. E non ce lo potrà togliere nessuno. Anzi, preferirono schierarsi all'altra parte, preferirono andare controcorrente. Si schierarono i briganti, si schierarono con la reazione anti-militarista.
E signori miei, alla luce di quello che il nostro paese ci continua a convidare anche in questi giorni, io posso dire sicuramente che non andrà tutto. Vi ringrazio.